Buongiorno a voi, per tutti ragazzi, ben ritornati su Wagna TV. Oggi siamo qua perché voglio darvi qualche dritta per le offerte primaverili di Amazon. Allora ragazzi, prima di tutto, come ben saprete, io sono uno di quelli che sta cercando di farsi un po' la casa domotica, però pian pianino, perché ha dei costi abbastanza alti. Allora, oggi partiamo subito con le offerte. Quali sono queste grandi offerte che Amazon ci propone? Allora, prima di tutto ragazzi, quello che voglio consigliarvi io, che già vi ho proposto più di una volta e sapete il perché, è Amazon Echo Dot. Eccolo qua, oggi addirittura scontato a 35 euro. Per chi acquista Echo Dot oggi avrà la possibilità di provarlo per 30 giorni, e se non vi piace potete addirittura restituirlo. Allora, io ero scettico perché appunto ho Siri, ho sempre usufruito di telefoni come iPhone, e quindi ho sempre avuto la possibilità di avere Siri integrato, e quindi non l'ho mai praticamente utilizzato questo Siri, tanto che anche oggi io non utilizzo Siri. Sono uno dei tantissimi migliaia di utenti che appunto utilizzano un iPhone che appunto non utilizzano Siri, e questo proprio perché Siri è rimasto fermo dal 2012. Per dirvela tutta, Alexa, imposta appuntamento oggi pomeriggio alle 2. Ok, e qual è il nome dell'evento? Ufficio Paolo. Dunque, Ufficio Paolo, oggi alle 2 del pomeriggio. Confermi? Confermo, grazie Alexa. Ed ecco che appunto Echo Dot torna ad essere utile veramente per una miriade di cose che possiamo fare appunto con semplici comandi vocali, come ad esempio ascoltarci della musica. Ed ecco qui che torno subito a consigliarvi, dopo che vi ho consigliato questo, ragazzi, io vi ripeto, 34,99 euro anziché 60, e avete la possibilità voi, io non ho avuto questa possibilità, questa fortuna, di poter provare il prodotto per 30 giorni. Un'altra cosa che secondo me è molto utile, visto che io lo utilizzo al 90%, oltre che per appuntamenti, quindi per diciamo segnarmi velocemente degli appuntamenti e per appunto ascoltarmi della musica o la radio semplicemente, torna ad essere veramente fondamentale avere un piano Amazon Music Unlimited. Questo perché? Perché Amazon Music Unlimited, questo fino al 19 di aprile se non sbaglio, avete gratis 3 mesi. Io non ce l'ho, non vi posso far vedere nemmeno la schermata, perché appunto sono già iscritto e quindi non ho la possibilità di usufruire di questi 3 mesi gratuiti. Per chi è un utente nuovo di Amazon Music, non si è mai iscritto, non si è mai abbonato per un mese, 2 mesi, 3 mesi, insomma mai abbonato, ha la possibilità di avere 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, e ovviamente avete ragazzi più di 50 milioni di brani, più di 2 milioni di brani solo con il Prime Music. Quindi chi già ha Amazon Prime può usufruire questo Prime Music. Infatti io Alexa la utilizzavo inizialmente con Prime Music base e poi sono passato a Amazon Music Unlimited. Per quanto riguarda invece un'altra cosa veramente che torno a, anzi questa vabbè ne parliamo dopo, è il Kindle Unlimited, che di cui vi parlerò dopo, che è veramente una bomba. Moltissimi di voi sicuramente non piacerà leggere, ma vi posso assicurare che magari quelli un po' più grandicelli leggono, e se leggono io vi invito a fare un Amazon Kindle Unlimited, poi vi spiegherò perché. Un altro, quindi andiamo a vedere anche quali sono queste offerte di primavera per quanto riguarda appunto la casa domotica, o comunque tutto quello che riguarda appunto l'elettronica in generale. Ci sono delle ottime offerte. Allora, una cosa molto utile che secondo me è fondamentale, ma ormai è già finita, è questa presa intelligente qua, che appunto potete sfruttare con Amazon Echo Dot, che è questa qua, ed è sconto a 21,99, ma è quasi finita, quindi quando guarderete il video sarà già finita. E un'altra cosa molto figa sono le lampadine, anch'esse intelligenti, quindi praticamente all'Alexa diciamo Alexa accendimi la luce X e Alexa andrà ad accendere. Avete già visto una miriade di video su questa cosa, quindi non c'è bisogno che vi spieghi altro. Un'altra cosa interessante che avevo visto, cos'è che era?
Ah, le cuffie della Logitech avevo visto, eccole qua, l'offerta del giorno, ragazzi, io ce l'ho su, ho delle cuffie, non è lo stesso modello, cambia veramente pochissimo, mi sono trovato veramente bene, a parte che le utilizzo tutti i giorni perché sono molto leggere, non vanno a schiacciare troppo la testa, queste sono veramente molto leggere, utili se cercate un paio di cuffie a pochissimo con un'elevatissima qualità. E per il gaming, vi ripeto, sono fantastiche, microfono anche eccezionale, potete scrollarvi qui sotto e leggervi tutto quello che hanno queste cuffie, ma vi assicuro che questo è stato uno dei miei più grandi acquisti, quindi vi consiglio di buttare un occhio su questa offerta perché scade tra 11 ore. Poi un'altra cosa interessante, sempre delle offerte di primavera, abbiamo detto se ci sono power bank. Perché? Perché il power bank, ragazzi, ad oggi per me è diventato veramente fondamentale, al di là del lavoro che svolgo tutti i giorni, è fondamentale. Cosa che può interessarvi invece è la bilancia, per chi invece sta cercando di mettere su massa come me. Ho preso una bilancia come questa e vi permette appunto di avere tutti i giorni una bella definizione, una bella analisi statistica dei vostri dati, no? Quindi potete avere la percentuale di massa grassa, di massa magra e la percentuale di ossa, insomma tutto quello che vi sarà utile per appunto capire se state dimagrendo, se state mettendo su massa muscolare e così via. Molto utile perché potete appunto con l'applicazione, poi essendo una bilancia wireless, potete appunto con il vostro smartphone guardarvi tutto con calma. Un'altra cosa interessante è questa app Ape Man 4K Action Cam, che da 70 euro passa a 39. Ragazzi, con 39 euro, se non avete particolari esigenze e siete magari dei ragazzi che vogliono semplicemente riprendersi quando vanno in vacanza, in gita, scolastica, insomma dovunque, avete comunque un'ottima entry level come piccola Action Cam. Wi-Fi 16 megapixel, ultra FHD, impermeabile. Quindi ragazzi, non male, dai, 39 euro, non si può pretendere di avere chissà che, però avete diciamo un ottimo strumento per poter fare video ovunque. Allora, io ho preso il power bank questo qua, ok, che però non credo sia in sconto oggi. Nelle offerte primavera non credo ci sia. Questo infatti non c'è. Però ve lo consiglio, infatti eccolo qua, acquistato il 29 dicembre 2018. Allora, 20.000 mAh, quindi non vuole sapere un cazzo, ok? Come tipo di power bank, utilissimo. Come vedete appunto fino a 6 volte l'XS, io ho l'XR fino a 5 volte. Sì, in realtà 4 volte posso dire di sì, 5 non lo so, non credo. Comunque 4 volte vi assicuro che lo carica, perché poi io solitamente lo carico anche con altre cose, anche con la macchina fotografica, c'ho la Sony A7 III anche per lavoro, posso caricarci, che ne so, anche la GoPro, ci carico un'infinità di cose, c'ha un tipo di ricarica intelligente. Un'altra cosa invece, la cosa utile di questo power bank, che se no mi scordo, è che praticamente potete caricarlo dove cazzo l'ho messo, e niente, ce l'ho da qualche parte. Praticamente avete qua una presina, come vedete avete doppio ingresso in, vedete, e il doppio ingresso consiste sia nella presa micro USB Lightning del mio iPhone. È comodissimo perché non sto a caricare con il micro USB, poi devo staccare, devo prendere l'altro cavo, mettere il Lightning. Io con un cavo solo carico il power bank alla presa di corrente e al contrario poi vado a ricaricare il mio iPhone. Quindi un cavo solo ed è comodissimo. Costa relativamente poco, mi pare che anch'io l'avevo preso, l'ho presi a 25,99. Comunque ragazzi, è un grande acquisto perché avete veramente 20.000 mAh e due porte. Torniamo a noi, ultima chicca che vi voglio dare, perché vi ripeto, non mi sento di consigliare altro perché io consiglio solo quello che posso aver provato con mano. E le offerte primavera appunto per me sono queste, non c'è altro che posso consigliarvi, poi comunque voi date una sfogliata in più. Allora, lettura Unlimited, Kindle Unlimited, io vi ripeto, lo consiglio a tutti quelli che amano leggere, ma c'è anche chi non ama leggere. Ora vi faccio questo breve esempio: voi leggete, o le persone normali leggono in media 1-2 libri all'anno,
3 libri all'anno, siate sinceri. E vi posso assicurare che leggere un libro a settimana significa che... Significa, statisticamente, matematicamente parlando, che a fine mese avrete letto 4 libri, che a fine dell'anno sarebbero all'incirca quasi 40, quasi 50 libri, ok? Quindi in un anno voi riuscite a leggere 50 libri contro quello che legge una persona media, nella media, 1-3 libri all'anno. Quindi voi capite che in un libro c'è compressa tutta la conoscenza, che può essere anche di 20-30 anni, di una persona che appunto va a scrivere questo libro, e voi andate ad assimilare quella conoscenza, ok, compressa in 30 anni in un libro solo, andate a conoscere, ad ampliare la vostra cultura, la vostra conoscenza anche voi, leggendo semplicemente un libro. Quindi capite che se voi leggete 50 libri all'anno, quanta conoscenza e quanto siete a livello di conoscenza e culturale superiore. La conoscenza, ragazzi, salva la vita in certe circostanze, anzi quasi sempre salva la vita, e potete capire che è veramente straordinario, se pensate in questo, per tutti quelli che hanno una mente molto più aperta e vogliono accrescere la loro conoscenza. Vi assicuro che è tanta roba poter usufruire di un servizio di questo tipo. Io ho Amazon Unlimited Kindle, si può leggere ovunque. Avevo Amazon, attenzione, perché fate questa cosa: avete Amazon Prime, quindi potete usufruire di alcuni libri gratuitamente. Inizialmente ho fatto così, poi ho visto che all'interno di Kindle Unlimited ci stavano dei libri che mi interessavano. Ho fatto semplicemente un conto, ho detto: ma io spendo, quanto spendo al mese? A me mi piacerebbe tanto leggermi 4 libri al mese, perché appunto per il discorso che vi facevo, 50 libri all'anno sarebbero veramente devastanti. Cioè, ragazzi, voi leggete 50 libri all'anno, vi rendete conto di quanto cazzo di potere avete in termini proprio di conoscenza? Allora mi sono detto: io leggo 20-30 minuti alla sera prima di addormentarmi, così che appunto se magari sono molto sveglio, non ho sonno, mi sparo quella mezz'oretta e vado giù in un attimo. E nel frattempo ho utilizzato quella mezz'ora per aumentare la mia efficienza anche a livelli di, anche a livello di conoscenza, no? Ecco, io mi sto leggendo una serie di libri e, ragazzi, potete usufruire di Amazon Kindle Limited e di Amazon Prime normale anche sul vostro telefono, quindi ovunque. Ho preso anche il tablet Fire per papà, utilissimo, ve lo consiglio per i vostri genitori, chiaramente, perché non sono dispositivi potentissimi, ma sono dispositivi comunque potenti per il costo esiguo che ha, veramente minimo, perché con 70 euro 90-70 euro vi portate a casa degli ottimi tablet da battaglia. Però, ragazzi, se veramente volete fare la differenza, avere appunto una conoscenza in più, vi assicuro che con 9,99 euro voi riuscite a leggervi 4 libri, ok? Considerando che in media un libro costa 9 euro 15 euro, quelli magari un po' più di spessore, e quindi avete sempre un costo. Se moltiplicate 9, fate finta 10 euro a libro, 4 libri sono 40 euro al mese, contro i 9,99 che voi appunto potete leggervi quasi tutto. Perché, ragazzi, con 9,99 euro io ho trovato dei libri che costano anche 15-16 euro, ok? E appunto questo, io stavo per comprare il libro, ho detto: ma cazzo, ma invece di comprare il libro mi faccio, ho visto se stava all'interno del piano dell'abbonamento di Amazon Kindle Unlimited, perché poi voi lo vedete. Allora ho detto: cazzo, intanto mi faccio l'abbonamento di 30 giorni gratis, e l'ho fatto. Poi ho detto: oh, sai che c'è? Io 4 libri e mezzo, 5 me li sono letti sto mese, mi è convenuto, sì, allora sono rimasto. Fate anche voi magari la prova per vedere se riuscite a leggere questi libri. E ragazzi, questo è veramente una cosa che vi consiglio. Prima di questo vi consiglio ovviamente Amazon Music Unlimited, perché anche quella, ragazzi, ci avete 3 mesi gratuiti. Chi ve li dà? Intanto fateveli, poi dopo vedete. E ragazzi, per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato. Per me erano queste le super offerte che Amazon propone, offerte primavera. Io vi saluto, tanta buona per tutti e al prossimo video, ciao!